Definizione 8K, realtà aumentata, realtà virtuale. La pandemia accelera una rivoluzione già in atto. Abbattere le barriere tra le arti attraverso il digitale. Trasformare tutte le arti, anche quelle che prima erano fisse, introducendo il video, che è la scrittura e il pennello delle generazioni digitali. Manipolare le opere antiche, come un quadro di Monet, scomponendole in dati e trattando l'informazione per potenziare le emozioni. Siamo andati a vedere come Venezia ha interpretato questo cambiamento durante questa insolita biennale. Doveva essere una parte all'interno della Mostra Internazionale di Architettura. Quando è stato chiaro che la mostra non poteva essere stata fatta perché uno degli elementi essenziali delle nostre mostre, dell'esposizione sia d'arte che di architettura, è la partecipazione dei paesi con i loro padiglioni, e la situazione mondiale non consentiva soprattutto che arrivassero tutti i paesi, però la biennale è sempre inquieta. L'inquietudine che è nel titolo è non solo espressione del contenuto, ma anche di un nuovo progetto di ricerca. Il titolo della mostra è Le muse inquiete, la biennale che si confronta con la storia. Nel nostro caso le muse sono i nostri 6 settori artistici. Cinema, teatro, pittura, fotografia, i luoghi della Biennale di Venezia quest'anno vivono all'insegna del dialogo tra le arti. Questi sono dei murales che erano esposti nei campi di Venezia. È tutto materiale che era conservato nell'archivio storico della Biennale. La Biennale nasce nel 1895, la prima Biennale d'arte. Nel 1930 nasce il Festival Internazionale di Teatro, nel 1932 la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica e nel 1934 il Festival Internazionale di Musica. Si aggiunge negli anni 80 la Mostra di Architettura e Danza viene individuata come un festival autonomo solo alla fine degli anni 90, mentre in precedenza era ospitata all'interno di teatro e di musica. Ma gli ambienti si moltiplicano e si aprono a nuove dimensioni grazie al digitale, come si può vedere al Museo del Novecento di Mestre. Incontriamo Manuela Cacciamani. È un'imprenditrice digitale. I contenuti artistici cambiano con il supporto e lei li trasforma per i visori di realtà virtuale che, ci dicono, presto tutti indosseremo con il potenziamento della rete attraverso il 5G e la banda ultralarga. Attraverso la tecnologia siamo riusciti ad evitare le file, siamo riusciti a digitalizzare del materiale e siamo riusciti comunque a volte anche a sostituire un viaggio. È possibile essere in un posto pur essendo, per esempio, a casa propria. E in questo momento storico, soprattutto dopo il lockdown, sicuramente le opportunità per goderci questa tecnologia sono aumentate. Le applicazioni che possono essere scaricate da uno smartphone oppure acquistate attraverso un market legato a un Oculus, è possibile comunque entrare nel mondo della realtà virtuale. Nello specifico, che cos'è la realtà virtuale? La realtà virtuale è una riproduzione della realtà che permette allo spettatore di essere al centro di una realtà immersiva, per cui essere immersi in 360 gradi in un ambiente che non è in quel momento accanto, ma l'impressione che si ha è oggettivamente quella di essere lì. Possiamo essere a Milano a visitare il Cenacolo di Leonardo e aumentare l'opera, oppure a Roma nell'Ara Pacis e manipolarla, visitare la casa di Dante a Firenze in maniera completamente nuova, ma anche essere lontani e fruire delle stesse opportunità, ma con una sensazione di realismo tale da provare la stessa emozione che si potrebbe provare davanti a un quadro o davanti ad esempio, non so, una gondola a Venezia. E quello che pensiamo, che cerchiamo di fare, è di immaginarci l'emozione che vorrebbe provare l'utente trovandosi in quella determinata location, ad esempio. Ciao Davide, io sono Sao. Succede, dove sono?
Una stessa storia come il cortometraggio presentato quest'anno dal titolo Revenge Room sul fenomeno del revenge porn, parte dallo stesso soggetto ma ha tre differenti regie, una cinematografica, una per il visore e una per il videomapping. Immaginate di essere ad esempio in un film dell'orrore dove comunque dietro di voi in un ambiente spettrale sentite un botto. Per cui siete, come dire, portati a girarvi e questo girarsi permette al regista di creare un'altra situazione e quindi di immergere lo spettatore in un altro ambiente, ad esempio. È scomparsa la fissità. Le opere non finiscono mai di vivere. Palazzo Grassi a Venezia, che durante l'inverno ha tenuto viva la creatività degli artisti attraverso percorsi via social network, ospita la mostra delle foto di Cartier-Bresson e ci riporta per un attimo all'immobilità del Novecento. Ma è di nuovo la fusione tra le arti a regalare l'inclusione attraverso un video di Wim Wenders sulle foto. Perfino le opere in marmo del Bernini alla Galleria Borghese con l'8K che consente alla telecamera di entrare in dettagli invisibili a occhio nudo ci regalano un'altra arte fruibile solo attraverso il video. Le statue sembrano parlare, si diceva un tempo, ma siamo sicuri che con il digitale non lo faranno davvero? Che cos'è il videomapping narrativo? Il videomapping narrativo è semplicemente la possibilità di vedere un monumento animarsi e raccontarci una storia, e quindi la sfida importante è quella di riuscire anche lì, come con la realtà immersiva, a guardare all'interno, cioè ad essere colpiti da un lato di una piazza e poi avere delle strategie per chiedere allo spettatore di voltarsi e continuare a guardare la storia girando intorno a se stesso all'interno di una piazza.